Adesso riprendiamo la storia di Lucia. Lucia è stata rapita dall'innominato, poi l'innominato si è convertito e accetta di liberare Lucia. Allora viene mandato Don Abbondio, a prendere Lucia nel castello dell'innominato. Nel viaggio dell'andata, Don Abbondio è terrorizzato che l'innominato stia per qualche motivo facendo finta di essersi convertito. Poi insomma la lascia andare davvero e quindi lui da quel punto di vista si tranquillizza. Ma al ritorno ha tutt'altri pensieri. Per Don Abbondio questo ritorno non era certo così angoscioso come l'andata di poco prima, ma non fu neppure esso un viaggio di piacere. Al cessar di quella pauraccia s'era da principio sentito tutto scarico. Ma ben presto cominciarono a spuntargli in cuore 100 altri dispiaceri. Come quando è stato sbarbato un grande albero, il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto di erbacce. Era diventato più sensibile a tutto il resto, e tanto nel presente quanto nei pensieri dell'avvenire, non gli mancava purtroppo materia per tormentarsi. Sentiva ora molto più che nell'andare l'incomodo di quel modo di viaggiare, al quale non era molto avvezzo. Oltre di ciò la strada era su un rialto, su un ciglione. La mula, secondo l'uso dei pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tenere sempre dalla parte di fuori e a mettere proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé quasi a perpendicolo un salto, o come pensava lui, un precipizio. Anche tu, diceva tra sé alla bestia, hai quel maledetto gusto di andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero, e tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente. Sicché, al solito, rodendosi di stizza e di paura, si lasciava condurre a piacere altrui. I bravi non gli facevano più tanto spavento, ora che sapeva di certo come la pensava il padrone. Ma, rifletteva però, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro intanto che ci siamo ancora, chissà come li intenderanno costoro. Chissà cosa nasce. Che s'andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario. Povero me, mi martirizza. Il cipiglio dell'innominato non gli dava fastidio. Per tenere a segno quelle facce lì, pensava, non ci vuole meno che questa qui. Lo capisco anch'io, ma perché deve toccare a me trovarmi tra tutti costoro? Basta, s'arrivò in fondo all'ascesa e si uscì finalmente anche dalla valle. Il fronte dell'innominato si andò spianando. Anche Don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranchì le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita che faceva tutto un altro vedere. Mandò più larghi respiri e con animo più riposato si mise a considerare altri lontani pericoli. Cosa dirà quel bestione di Don Rodrigo? Rimanere con tanto di naso in questo modo, col danno e con le beffe, figuriamoci se la gli deve parere amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me perché mi sono trovato dentro in questa cerimonia. Cosa farà ora, sua signoria illustrissima, per difendermi dopo avermi messo in ballo? Mi può stare mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? E poi ha tanti affari per la testa, mette in mano a tante cose. Come si può badare a tutto? Lasciano poi alle volte le cose più imbrogliate di prima. Quelli che fanno il bene, lo fanno all'ingrosso. Quando hanno provato quella soddisfazione, ne hanno abbastanza e non si vogliono seccare a star dietro a tutte le conseguenze. Ma coloro che hanno quel gusto di fare il male, ci mettono più diligenza. Ci stanno dietro fino alla fine, non prendono mai requie perché hanno quel canchero che li rode. Purché a Monsignore non venga il grillo di fare qualche pubblicità, qualche scena inutile e metterci dentro anche me. Non ci mancherebbe altro. E se viene in visita anche alla mia parrocchia? Oh, sarà quel che sarà. Non vo' confondermi prima del tempo, ne ho abbastanza dei guai. Per ora vo' a chiudermi in casa. Finché Monsignore si trova da queste parti, Don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie. E poi? E poi? Vedo che i miei ultimi anni ho da passarli male.